Segui la 7 anche su Instagram, la 7 ovunque con te. Andiamo, entriamo. Eccoci, eccoci qua. Eccoci, eccoci, eccoci. Buonasera a tutti, dunque vi leggo la composizione del nuovo governo. Ministri senza portafoglio, senza portafoglio, il senatore Luca Ciriani, al quale sarà conferito l'incarico di ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Gilberto Pichetto Fratin, al quale sarà conferito l'incarico di ministro per la pubblica amministrazione, il senatore Roberto Calderoli, al quale sarà conferito l'incarico di ministro per gli affari regionali e le autonomie, il senatore Sebastiano Musumeci al quale sarà conferito l'incarico di Ministro per le politiche del mare e per il sud. L'Onorevole Raffaele Fitto, al quale sarà conferito l'incarico di Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR. Il Dottor Andrea Abodi, al quale sarà conferito l'incarico di Ministro per lo sport e i giovani. L'Onorevole Eugenia Maria Roccella, alla quale sarà conferito l'incarico di Ministro per lo sport e i giovani. Di Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. La dottoressa Alessandra Locatelli, alla quale sarà conferito l'incarico di Ministro per le Disabilità. E la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale sarà conferito l'incarico di Ministro per le Riforme Istituzionali. Ministri con portafoglio. Ministro degli Affari Esteri e della, co della Cooperazione Internazionale. Onorevole Antonio Tajani, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio. Ministro dell'Interno, dottor Matteo Piantedosi. Ministro della Giustizia, onorevole Carlo Nordio. Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto. Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti. Ministro dello Sviluppo economico, che assume, assumerà la denominazione di Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Senatore Adolfo Urso. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che assumerà la denominazione di Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Onorevole Francesco Lollobrigida. Ministro della Transizione Ecologica, che assumerà la denominazione di Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Onorevole Paolo Zangrillo. Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Senatore Matteo Salvini, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la dottoressa Marina Elvira Calderone. Ministro dell'Istruzione che assumerà la denominazione di Ministro dell'Istruzione e del Merito, Professor Giuseppe Valditara. Ministro dell'Università e della Ricerca, Senatrice Anna Maria Bernini. Ministro della Cultura, Dottor Gennaro Sangiuliano. Ministro della Salute, Professor Orazio Schillaci. Ministro del Turismo, Senatrice Daniela Garnero Sant'Anchè. Proporrò inoltre alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzione di segretario del Consiglio medesimo, la nomina del dottor Alfredo Mantovano. Vi ringrazio e vi auguro buona serata e buon lavoro.